Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su Parole di Vita. Oggi voglio dire la gioia di condividere l'Evangelo, il grido d'aiuto. Ho dato il titolo Il grido di aiuto. Voglio che comprendiamo l'importanza di partecipare insieme per raggiungere i perduti in tutto il mondo. Atti capitolo 16 versetti 6 a 10, il mio testo principale. Poi attraversarono la Frigia Paolo con i suoi compagni e la regione della Galazia, essendogli stato impedito dallo Spirito Santo di annunciare la parola in Asia. E giunti ai confini della Misia, cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. E oltrepassata la Misia, discesero a Troas. Paolo ebbe durante la notte una visione: un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: passa in Macedonia e soccorrici. Appena ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che lo Spirito di Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro il Vangelo. Vediamo qui diversi principi importanti. Gesù ci ha dato l'incarico di predicare l'Evangelo, ma c'è anche il tempo e il posto opportuno per predicare l'Evangelo. L'Apostolo Paolo, con la sua entourage, il suo team, volevano andare in Asia, cercarono di andare in Bitinia, ma lo Spirito del Signore non glielo permise. Ma poi ebbe una visione di notte e nella visione il Signore parla a Paolo di andare in Macedonia. Come cristiani, ciò che è centrale nella nostra fede è la Bibbia, la parola di Dio. La Bibbia è composta da 66 libri, è scritta da molti autori diversi, circa 40 autori, scritto nel corso di 1600 anni. Ciò che è interessante nella Bibbia è che c'è un tema che attraversa tutta la Bibbia, sia che la sua lettura, che partiamo da Genesi a Apocalisse, la Bibbia ha un solo messaggio. Questo tema è semplice. Il tema di tutta la Bibbia è Cristo Gesù, il Salvatore del mondo, insieme a un Dio che ci ama, un Dio che ha mandato il suo unico figliuolo, che possiamo avere una relazione con lui e con il Padre. Questo tema è racchiuso nel versetto più centrale della Bibbia, che tutti conosciamo, Giovanni 3:16. Infatti dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliuolo affinché chiunque crede non perisca ma abbia vita eterna. Non l'ho messo sullo schermo perché è un versetto che conosciamo tutti. E Dio ci ama così tanto che ha dato il suo unico figlio. Se arrivassimo a conoscere Cristo come nostro personale salvatore, potremmo sperimentare la vera vita. L'Apostolo Paolo dice in Romani 1:16, leggiamo insieme: infatti non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Cari, c'è forza nel Vangelo di Cristo Gesù, perché il Vangelo porta trasformazione. Il Vangelo porta rinnovamento, il Vangelo restaura. La visione di ogni chiesa dovrebbe essere molto semplice. La visione di ogni chiesa e di ogni cristiano: vincere un'altra anima a Cristo Gesù, un'altra.
cambieremo il mondo un'anima alla volta. A volte diciamo, come possiamo cambiare il mondo? È così difficile. Un'anima alla volta. Mi ricordo quando il mio papà mi portava a fare giardini nelle case dei ricchi, e il mio papà era molto pratico in questo. Io avevo solo 16 anni e lui mi portava con lui perché mi voleva insegnare come fare il giardinaggio. E quando io vedevo quei campi pieni di erbacce, mi veniva la febbre. E mio papà mi diceva: senti, devi togliere un'erbaccia alla volta e tu vedrai che ce la farai andare fino alla fine. Non ti devi mai preoccupare, non ti devi scoraggiare. Cari, il mondo viene cambiato un'anima alla volta. E noi abbiamo il potente Vangelo della grazia di Cristo Gesù. Non siamo noi a trasformare la vita di una persona, noi dobbiamo propagare l'Evangelo, ma è Cristo Gesù che cambia la vita di una persona. È la parola di Dio che trasforma i cuori. Perciò la persona che può cambiarci è Cristo Gesù. Ecco perché noi cantiamo di Gesù, parliamo di Gesù, predichiamo riguardo Gesù e alla fine indirizziamo le persone a Gesù. Cari, la religione non salva, un gruppo di persone non può salvarti, solo Cristo Gesù può salvarti. Il tema centrale della Bibbia perciò è la buona novella della salvezza che possiamo sperimentare attraverso Cristo Gesù. Come leggiamo nei Vangeli, Gesù stava per morire sulla croce. Nei giorni precedenti a ciò stava per accadere, egli si riunì con i discepoli, parlò loro del fatto che stava per morire e di ciò che stava per accadere. Alla fine di questo egli dà loro un comando che noi chiamiamo il grande mandato. E Gesù disse loro, Matteo 28, 19 a 20: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, ed ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Cari, Gesù ci ha dato una grande missione. Gesù sta dicendo: voglio che andate a predicare il Vangelo, voglio che fate discepoli, voglio che conducete le anime alla fede, voglio che questi discepoli imparino tutto quello che io ho lasciato a voi, quello che ho insegnato a voi, voglio che voi andate ad insegnare agli altri. E Gesù ha detto: se fate questo, io sarò con voi fino alla fine dei tempi. Cari, non puoi togliere l'ultima parte dalla parte precedente. Gesù sarà con noi quando parliamo di Lui. Gesù sarà con noi quando testimoniamo della Sua grazia. Gesù sarà con noi quando parliamo dell'Evangelo, che Gesù è venuto, Gesù è stato crocifisso, Gesù è risuscitato il terzo giorno ed egli siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Egli sarà con noi fino alla fine dei tempi. Dobbiamo farci due domande. Stiamo noi conducendo le anime a Cristo? Stiamo noi aiutando le persone a crescere nella loro fede? Ci sono due parole che Gesù ha aggiunto sulle quali voglio soffermarmi. Gesù ha detto: voglio che andiate e fate discepoli tutti i popoli. Da osservare, mentre Dio ama il fatto che ci raduniamo e adoriamo Dio ogni settimana, cantiamo canti, preghiamo, mentre Dio vuole benedirci con la sua presenza, dove due o tre sono radunati insieme, mentre Dio vuole che ci avviciniamo a Lui, il suo cuore maggiormente è per coloro che non hanno ancora sentito parlare di Gesù, che non hanno mai
sentito parlare del Vangelo, e ci sono città, nazioni che ancora non hanno pienamente sentito la bellissima testimonianza. Ci piace leggere la Bibbia in più versioni, ma ci sono un miliardo e mezzo di persone nel mondo che non hanno ancora accesso a una Bibbia completa nella loro lingua. Ci sono 114 milioni di persone che non hanno alcun accesso ancora a una Bibbia completa. Delle 6.901 lingue diverse nel mondo, 1.859 lingue non hanno ancora un processo di traduzione della Bibbia avviato. I traduttori della Bibbia di Wycliffe hanno l'idea di arrivarci entro il 2025. Ci sono dunque 2 miliardi di persone nel mondo che vivranno, moriranno e non sentiranno ancora parlare di Gesù. Gesù era dunque con i suoi discepoli e ha detto loro: andate dunque ed ammaestrate tutte le nazioni. Cari, i discepoli hanno preso sul serio il comando di Gesù, hanno parlato di Gesù dovunque andavano. Dopo la persecuzione, dovunque erano portati, parlavano di Gesù, facevano discepoli di Gesù ovunque andavano. E poi quei discepoli hanno fatto altri discepoli. Una generazione parlava di Gesù alla generazione successiva, poi parlava ancora all'altra generazione. Molti di noi sono qui oggi perché qualcuno ci ha parlato di Gesù, perché qualcuno ci ha invitato in chiesa, perché qualcuno ha pregato per noi, perché qualcuno ci ha detto l'incredibile differenza che Gesù potrebbe fare nella nostra vita. Eccoci perciò qui oggi ad adorare Dio. Come chiesa, come cristiani, il Signore Gesù ci ha dato il comando di fare lo stesso. Quindi noi faremo la nostra parte, perché le missioni sono importantissime a Dio. Ci sono una serie di ragioni per cui la visione di una missione è così importante. In primo luogo, perché Gesù ci ha comandato di andare a fare discepoli di tutte le nazioni. In secondo luogo, la nostra chiesa, le nostre chiese sono qui oggi e devono avere una visione missionaria. Molti anni fa, un gruppo di persone della zona di una città andava ad un'altra città, poi da quella città andava ad un'altra città e cercavano di portare l'Evangelo ad ogni zona dove non c'era. Qui a Toronto il Vangelo è venuto a un gruppo di italiani nella città di Hamilton, poi da Hamilton a Toronto, poi da Toronto a Montreal, e poi si sono formate diverse chiese di origine italiana nel Canada. Noi non saremmo qui oggi senza che le persone che hanno avuto una visione sono venute a noi, mandate dallo Spirito Santo nella stessa maniera che Paolo è stato mandato ad uno che gridava nella Macedonia: vieni e soccorrici. Cari, ci sono milioni di persone che stanno gridando ancora oggi e noi dobbiamo dire: Signore, sono a tua disposizione, portami dove tu vuoi. In terzo luogo, noi sosteniamo le missioni perché ci sono persone nel mondo che non hanno mai sentito parlare di Gesù. Come ho detto prima, ci sono alcuni gruppi linguistici che non hanno una Bibbia. Ci sono circa 3 miliardi di persone nel mondo che non hanno mai ascoltato il Vangelo di Cristo Gesù. Noi sovvenzioniamo un mio amico con cui sono stato a scuola biblica, e poi lui è diventato il superintendente delle chiese evangeliche nello Sri Lanka per 18 anni.
ora è venuto negli Stati Uniti e poi dagli Stati Uniti lui sta arrivando al mondo dove ci sono più persone che non hanno mai sentito parlare di Gesù. Ecco perché l'Apostolo Paolo ha detto in Romani 10, 13 a 14, leggiamo insieme. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? Cari, questo versetto è così centrale, anche ai tempi di oggi. Come potranno mai arrivare alla fede se qualcuno non parlerà loro di Gesù? In quarto luogo, noi sosterremo le missioni perché ci sono persone che Dio chiama sul campo di missione. Persone che lasciano tutto per seguire la chiamata di Dio nella loro vita. In effetti ci sono migliaia di missionari che vanno dalle loro nazioni in altre parti del mondo. Nel testo che leggiamo c'è una grande storia missionaria. Paolo aveva camminato per 700 miglia da Antiochia a Troas. La Bibbia dice Paolo ebbe durante la notte una visione, un macedone gli stava davanti, lo pregava dicendo: passa in Macedonia e soccorrici. Paolo, che era un uomo pio, ovviamente capì che non si trattava di un sogno ordinario. Egli capì che si trattava di una guida da parte di Dio, perché loro stavano pregando: Signore, dove dobbiamo andare ad annunciare la buona novella? In Atti 16:10 dice: appena ebbe avuto quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro il Vangelo. Cari, la storia di Paolo è meravigliosa. Non aveva mai incontrato quest'uomo, ma andando nella Macedonia diverse chiese sono state fondate. Voglio che ci impossessiamo di questo passaggio e lo vediamo in modo profetico. Ci sono da 2 a 3 miliardi di persone nel mondo che non hanno mai ascoltato il Vangelo. Credo che ci stiamo dicendo di venire perché abbiamo bisogno di aiuto. Loro ci stanno gridando. Io vi dico che non c'è aiuto più grande che possiamo dare a qualcuno che portarlo a Cristo Gesù. Non c'è messaggio più potente del messaggio del Vangelo. Non importa in quale paese vivono le persone, che siano ricchi o poveri, alta classe, bassa classe, le persone hanno le stesse domande. Che cos'è la vita? Come posso trovare soddisfazione? Dove andrò nell'eternità? Ci sarà un'eternità o tutto finisce alla morte? Cari, siamo qui portati da parte di Dio per annunciare la buona novella. Quello che accadrà è che i nostri cuori cominceranno a spezzarsi per ciò che spezza il cuore di Dio. Comprenderemo il grande mandato. Il cuore di Dio è sempre per coloro che non lo conoscono. Il cuore di Dio è sempre per coloro che non hanno mai ascoltato il messaggio della salvezza. Perciò noi possiamo fare diverse cose. La prima cosa che possiamo fare è andare. L'altra cosa che possiamo fare è pregare. La terza cosa che possiamo fare è donare dalle nostre finanze. Gesù ha detto, leggo di nuovo Matteo 28:19, andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo. Cari, possa Dio benedire questa sua meditazione ai nostri cuori oggi e possa ognuno di noi essere toccato per propagare l'Evangelo di Cristo Gesù. Amen.
Grazie, grazie, Pastore. Questa è stata una buona meditazione. Io ho riflettuto più volte quello che dice il Vangelo. Dice: ama Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te stesso. Ho pensato a volte da poter dare qualcosa alle persone, ma le risorse che ho in una moltitudine, quanto tempo posso essere di aiuto alle persone? Penso che si finiscono subito. Invece, amare il prossimo come me stesso, dato che io amo me stesso e ho scelto di andare nel cielo, penso che dedicarci per amarli, per portargli la parola di Dio che ricevono la vita eterna, è la cosa più che equivale ad amare una persona come me stesso, perché io ho scelto di seguire Cristo quando ci metto tutto il meglio che posso per portarla a Cristo. In questo caso io mi sento di aver amato quella persona come me stesso perché io desidero la stessa cosa. Diciamo che voglio Giustissimo. portarlo dove sono io, perché io ho fatto una scelta e quello ha cambiato la mia vita. Sembra poco, però è molto, perché realmente poi guardare quando noi seminiamo la parola, quando le anime vengono salvate, con i beni materiali non avremmo mai potuto dare quello che danno i beni spirituali a tante persone che piangono di gioia di avere incontrato il Signore. Amen. È giusto o mi sbaglio? Giustissimo, fratello Petrone. Se abbiamo una ricetta per un cancro e non la diamo a tutti, siamo degli egoisti scellerati e non abbiamo amore per nessuno. Noi abbiamo la medicina più potente del mondo per cambiare una persona, spirito, anima e corpo. Perciò abbiamo la responsabilità di condividere ogni occasione che abbiamo. Ebbene, non ci dobbiamo fermare, va bene. Grazie, Dio ti benedica. Però a volte dà l'impressione, io ne parlo molto di questo, però dà l'impressione che qualcuno pensa che sia incantato il disco. Sai, quei dischi long playing che il giro Rotto. faceva sempre zan 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 zan. Non è il disco incantato, è che dobbiamo proprio avere dei sogni come Paolo, di vedere le direttive che vengono dal Signore. Va bene. Dio. Dobbiamo essere guidati del continuo dallo Spirito Santo perché il Signore conosce il tempo giusto quando la persona riceverà il Vangelo di Cristo Gesù. Però se c'è la passione, lo Spirito Santo ci guida. Se invece non c'è la passione, lo Spirito Santo Giusto. non ci guida, Non perché ci guida. io mi sono reso conto in questo poco di tempo che sto sul pianeta che dove c'è un sordo che non vuole sentire, lo Spirito Santo non parla, perché a volte lo noto su di me. Io se trovo una persona affamata, assetata, aperta, lo Spirito Santo mi dà da dargli. Se c'è una persona chiusa a fianco, non mi dà niente, ma non è che io non gli voglio dare niente, perché lui già sa che lì c'è un muro e no, non mi dà quello che gli si può dare. Giusto, giusto. Va bene, Dio ti benedica e Fortemente. grazie. Alla prossima, Dio Pace. piacendo, pace a te. Pace. Ed ora abbiamo il prossimo fratello, il fratello Pastore Nettuno, Umberto. Credo che sia già. Umberto Pace, mi senti? Ebbene, Pastore, pace a tutti. Sì, ti sento bene. benvenuto insieme con noi. Hai una mezz'oretta. Cerca di concentrare quello che il Signore ti ha dato, ma vai avanti tranquillo che se poi ti sposti di troppo suona una campana, perciò non ti preoccupare a guardare l'orologio quando senti la campana.
tira i remi in barca, va bene. Ok, va Vai bene. tranquillo, ti seguiamo e aspettiamo che il Signore si serva di te. Grazie per questa opportunità. Per noi è sempre un onore predicare il Vangelo e condividere di tutto quello che il Signore ha fatto e sta facendo e che sicuramente continuerà a fare. E io mi presento magari per chi non mi conosce, sono il pastore Umberto Nettuno. E ci troviamo qui a Sant'Antimo, a provincia di Napoli. E vorrei continuare un po' quello che si stava dicendo, partendo proprio dal grande comandamento che è stato detto, che è stato dato, di amare il Signore Gesù, con tutto il nostro cuore e di amare il prossimo. Mi piacerebbe partire da quello che già si stava parlando. Penso che le due domande più importanti nella nostra vita che dobbiamo conoscere abbia a che fare proprio con una, chi sei tu Signore? Che è la domanda che Paolo ha fatto quando si è trovato sulla via di Damasco per la conversione. E chi sei tu Signore? È una delle domande più importanti che ci possiamo fare in questo mondo. E la seconda è cosa vuoi che io faccia? E questo ha a che fare con il nostro proposito, con la chiamata, con quello che anche il fratello prima stava condividendo nel predicare il Vangelo a quanti non lo conoscono. E questa sera vorrei soffermarmi di più su cosa vuoi che io faccia e non tanto su chi sei tu, Signore, ma cosa vuoi che io faccia, perché ogni cosa è stata creata con uno scopo. Ed un proposito, tutto ciò che si fa, che è stato fatto in questa vita, è stato fatto con uno scopo ed un proposito. Anche questa trasmissione ha uno scopo ed un proposito. Anche questo momento, questo intervento ha uno scopo e un proposito. Quando il Signore quando stavo meditando su questo messaggio qualche settimana fa, immaginavo proprio un fiore dello scopo per cui è stato creato un fiore che è appunto quello di fiorire. E se possiamo dare un titolo a quello che diremo questa sera, direi che la grazia fiorisce sempre. Quello che è la grazia sulla vita di una persona fiorirà quando ci mettiamo sotto questa grazia. E pensavo, immaginavo che un fiore, se è stato creato per fiorire, se non fiorisse, sarebbe una cosa bruttissima, perché per quello è stato creato. E però spesso noi confondiamo lo scopo della creazione con lo scopo della chiamata nella nostra vita, perché sono due cose distinte e separate. Dio ci crea, Dio ci ha creato e lo scopo della creazione è l'amore. Dio ha tanto amato e Dio ci ha amato e Dio ci ha creato. Lo scopo della creazione è perché l'amore si è riversato, l'amore zampilla, l'amore trabocca. L'amore riproduce se stesso al di là di sé. L'amore riproduce, l'amore crea. E lo scopo della creazione è perché Dio ci ama, mentre lo scopo della chiamata, della sua chiamata, quando Lui ci ha chiamato, è perché lui possa amare attraverso di noi. E spesso noi confondiamo questo scopo, possiamo essere focalizzati più sul fatto che Dio ci ha creato e quindi riceviamo questo amore per noi, ma non possiamo trattenerlo per noi, perché c'è uno scopo per la chiamata, quindi dobbiamo trasmettere questo amore che ci è stato dato. È un po' quello che si stava anche dicendo prima di predicare il Vangelo. E credo che dovremmo predicare il Vangelo, qualcuno ha detto, dovremmo predicare il Vangelo e qualche volta usare anche le parole, perché come credenti noi dovremmo fiorire alla presenza di Dio, essere irradiati dalla sua presenza, fiorire e che gli altri possano sentire quell'odore di Cristo nella nostra vita, che possano vedere, percepire e vedere manifestarsi questa fioritura nella nostra vita e dire, come hanno detto
dei discepoli sono stati con Gesù, parlano come Gesù. E questo penso che dovrebbe avvenire nella nostra vita, predicare il Vangelo con la nostra vita, con l'esempio e poi anche a parole. Questo avviene quando questa grazia fiorisce. E sicuramente se noi abbiamo abbracciato lo scopo della chiamata, che non è solo lo scopo della creazione, ripeto, sicuramente ci saranno dei combattimenti, ci sarà un'opposizione del nemico. La Bibbia ce lo insegna, ce lo dice, ci incoraggia ad andare avanti, perché sicuramente la chiamata, se chiamata da parte di Dio, verranno combattimenti, sarà messa in discussione, sarà disprezzata, sarà criticata. E quindi tutto questo lo vediamo nella vita di Gesù, lo vediamo nella vita degli apostoli. E mi piace l'immagine che viene data quando, nella vita di Aronne, quando la chiamata di Aronne fu messa in discussione. Quindi non è qualcosa di nuovo che stiamo dicendo, ma è qualcosa che ci porta a meditare, a ricordare, a prendere nuove forze nel Signore, ad avere consapevolezza, perché questa sera vedremo tre cose. Vedremo la conferma della chiamata, tutti noi abbiamo bisogno di una conferma della chiamata, vedremo il combattimento della chiamata e quello che vedremo è la consapevolezza che dobbiamo avere nella chiamata di Dio. Quindi la prima cosa che vedremo è la conferma della chiamata, anche Aronne, e Dio ha dovuto confermare la chiamata di Aronne. Aronne è chiamato da Dio, Aronne è chiamato ad essere la voce profetica insieme a Mosè, anche se sappiamo che Aronne, come tutti noi, non era perfetto, che aveva fatto alcuni errori, ma in un momento difficile il popolo mette in discussione la chiamata di Aronne. È probabile che metta in discussione la chiamata di Aronne perché magari ha fatto qualche errore, perché ha sbagliato e magari poteva dire: tu non sei stato chiamato, Dio aveva chiamato Mosè, ma non te. E quando viene messa in discussione la chiamata di Aronne e criticano Aronne, la Bibbia dice che l'Eterno parlò a Mosè e dice: parla ai figli di Israele e fatti dare le loro verghe. Ogni capo darà la propria verga e su questa verga scriverà il nome. E questa verga sarà messa davanti a me, e la verga che fiorirà, quella sarà la verga che io ho scelto. E quindi voi immaginate, ognuno mette il suo nome sulla verga, qualcosa di importante, la verga che rappresenta l'identità, rappresenta l'influenza, rappresenta il potere. La verga rappresenta tutto questo, con il proprio nome viene messa davanti a Dio. E il giorno dopo vanno a vedere quale verga è fiorita. La scrittura dice che la verga di Aronne era fiorita, aveva portato addirittura frutto delle mandorle, e questa è stata come segno di testimonianza, perché Dio aveva scelto Aronne. Questa è una bellissima immagine, è un'immagine che tocca la mia vita, è un'immagine che mi dà fede, è un'immagine che mi dà gioia, perché ci fa comprendere che Aronne non ha fatto niente per confermare agli altri quella che era la chiamata da parte di Dio. È stato Dio a confermare quella che era la sua chiamata, è stato Dio a far fiorire, perché la grazia fiorisce sempre sulla vita di una persona quando veramente operiamo nella grazia di Dio. E quindi è stato Dio a far fiorire la chiamata. E la scrittura dice in Salmo 92,12, dice: il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. Quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio. La Bibbia è piena di immagini, la nostra vita spesso è associata al fiore, la nostra vita associata al fiore che deve fiorire. Il peccato più grande nell'Antico Testamento è l'uomo che si fa come Dio, mentre il peccato nel Nuovo Testamento è l'uomo che non porta frutto. Quindi noi siamo chiamati a far fiorire, dobbiamo stare nel cortile, nella casa, dobbiamo essere piantati, cioè dobbiamo fare la sua volontà, dobbiamo mettere radici. E
E quando siamo sotto questa grazia sicuramente ci farà fiorire. Proverbi 14:11 dice: la casa degli empi sarà distrutta, ma la tenda, la casa degli uomini retti fiorirà. È straordinario perché Dio farà fiorire i giusti. Dio stesso darà, dice la scrittura, sarà la rugiada, egli fiorirà come il giglio, espanderà le sue radici come il Libano. Dice, tutto questo Dio sarà per Israele come la rugiada e lui stesso ci farà fiorire. Ora, la chiamata, noi dobbiamo comprendere che fiorirà sapendo che la chiamata viene da Dio e la chiamata viene confermata dagli uomini di Dio. Ma lo vediamo anche nella scrittura che da una parte viene confermata, ma dall'altra parte viene anche combattuta. Ma sarà Dio stesso a confermare, non sarà la ribellione di cuore a confermare una chiamata, non sarà l'orgoglio a confermare una chiamata, ma sarà la grazia di Dio a confermare. Così lo vediamo nella vita di tanti uomini, come è stato anche nella vita di Davide. Davide aveva avuto tante opportunità per uccidere Saul, che voleva uccidere la sua chiamata, letteralmente. Il problema di Saul era spirituale e lui vedeva Davide come una minaccia, mentre Davide era un dono di Dio, era una risorsa. E quindi Davide ha avuto tante opportunità per prendersi con forza quello che Dio gli aveva dato con grazia. E non l'ha fatto, non l'ha ucciso. È stato anche spinto ad uccidere Saul, ma lui disse: io non toccherò l'unto di Dio, cioè io non prenderò con la forza ciò che Dio mi dà con grazia. E la chiamata di Dio è così, e spesso ci sono tante persone chiamate da Dio che nel tempo di essere processati nel proprio carattere si prendono con forza, prima del tempo, quello che Dio voleva dargli con grazia e non passano il test, perché la chiamata viene con grazia e viene in un istante, viene prima ancora della nostra nascita, ma il formare il carattere di colui che è stato chiamato ci vuole del tempo, perché spesso l'unzione nella nostra vita può essere più pesante del carattere stesso che è stato formato, che abbiamo permesso allo Spirito Santo di formare, e quindi possiamo fallire in quella chiamata nel momento in cui non abbracciamo il processo. Quindi tutto quello che Dio voleva nella vita di Davide non voleva un Saul nella vita di Davide. Dio stava cercando di uccidere il Saul dentro di lui, e per fare questo ci vuole completa umiltà, sottomissione a Dio e mansuetudine. Infatti Mosè poi fu reputato l'uomo più mansueto della terra. Ogni volta che andavano contro di lui si inginocchiava, pregava a Dio e non scalciava lui con la forza. Lui quando si trattava di lui, poteva essere un po' irascibile, poteva metterci un po' del suo, ma quando si trattava di Dio era l'uomo più mansueto della terra. E quindi abbassava se stesso, perciò Dio stesso gli faceva avere buon successo. Ora però andiamo non solo alla conferma, che sarà Dio stesso a confermare la chiamata, perché sapete, a volte qualcuno dice: il Signore mi ha chiamato a questo, però si devono vedere i frutti, la grazia fiorisce. Quindi non sono le parole, non è il nostro impostarci in un titolo, in un ruolo o in qualche cosa, ma sarà la grazia che fiorisce, sarà Dio stesso a farci fiorire. E questo è molto importante e questo lo dobbiamo sentire nel profondo del nostro cuore, perché nei momenti difficili, quando quella chiamata sarà messa in discussione, noi dobbiamo sapere che siamo stati chiamati da Dio e siamo nel centro della sua volontà. Del resto poi andiamo al combattimento, perché quando il nemico sa che sei stato chiamato da Dio, sicuramente sarai combattuto. E mi piace l'immagine
e ovviamente di uno degli uomini più usati nel Nuovo Testamento, di come Paolo, l'Apostolo Paolo, è stato combattuto proprio nella sua chiamata e addirittura è stato messo in discussione dalle chiese che lui stesso aveva fondato, da una chiesa in particolare, la chiesa di Corinto, mette in discussione la chiamata di Paolo, dove c'erano alcuni problemi. Ma Paolo fu accusato di incostanza da loro, di cambiare continuamente i piani, dissero che era codardo, che preferiva scrivere loro delle lettere piuttosto che andarle a trovare, che era timido, che lo criticavano perché lui non aveva raccomandazioni, mentre altri avevano raccomandazioni, lo accusavano perché di essere tutt'altro che franco. Dissero che lui era distante, che era freddo, insensibile, non curante. Lo criticavano addirittura perché lui non chiedeva un compenso alla chiesa di Corinto. Dovete pensare che quelli invece che ricevevano un compenso in Grecia, coloro che intrattenevano, coloro che erano filosofi itineranti, più il compenso era alto, più la loro reputazione era grande, era maggiore, proprio per il compenso. E Paolo dovrà dire a loro: io ho preso un sostegno da altre comunità per servire voi. E quindi, diciamo, Paolo fu messo addirittura in discussione la sua chiamata, e mi piace perché lui spiega, ci dà letteralmente delle pepite d'oro di quello che è la sua visione, di quello che è il suo credo in base alla sua chiamata, ci dà spiegazioni, apre il suo cuore, il suo tesoro e noi possiamo addentrarci e passare così al terzo punto a vedere qual era la consapevolezza che Paolo aveva e così che qual è la consapevolezza che oggi noi dobbiamo avere rispetto alla chiamata che Dio ci ha dato. Perché non c'è niente di più straordinario di servire Dio in questo mondo, di abbracciare il proposito di Dio nella nostra vita. Veramente significa avere vita abbondante. Essere schiavo di Cristo significa essere veramente liberi, abbracciare quella chiamata, sapere che siamo stati creati e c'è uno scopo nella chiamata che Dio ci ha dato. E Paolo ci spiega, ci dà alcune pepite d'oro in Secondo Corinzi, proprio al capitolo 4, inizia a dirci alcune cose, ne vedremo alcune cose velocemente in questo momento. La prima cosa che Paolo dice in Secondo Corinzi 4, il versetto 1, dice che la chiamata, dice: perciò avendo questo ministero per la misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo. E questa è la prima cosa che Paolo ci dà. Dice: la chiamata è per misericordia. È straordinario tutto questo. Non è per chi corre, non è per chi vuole, ma è per misericordia. È inutile, dice, è inutile che, parafrasando, che volete vedere la perfezione in qualche uomo, dobbiamo comprendere che non è per chi corre, non è per chi vuole, ma è per chi Dio fa misericordia. È incredibile come in Ebrei, capitolo 11, parla degli eroi della fede e ci sono tanti che hanno veramente tante persone imperfette. E vediamo come la chiamata di Dio è stata per misericordia per loro e così è per misericordia nella nostra vita. Lo vediamo anche nella vita stessa di Mosè che abbiamo citato prima. Quindi Paolo dice: la prima cosa che dovete sapere è che la chiamata è per misericordia. Dice la scrittura: la scelta viene da Dio, lui che ha scelto noi. La scrittura dice, un capitolo prima, in Secondo Corinzi 3, dice che la capacità viene da Dio, la capacità che noi abbiamo ci viene da lui. E Secondo Corinzi 4:7 dice: la potenza viene da Dio. E questo è straordinario, quindi la scelta viene da Dio, la capacità viene da Dio e la potenza viene da Dio. È qualcosa che riempie il nostro cuore, qualcosa che ci dà riposo, sapendo
che lui ci ha fatto misericordia, siamo stati scelti per la sua misericordia. La seconda cosa che vediamo, lo vediamo al versetto 2, ed è un versetto molto molto importante, e dice: anzi, guardate cosa dice, abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminando con astuzia, né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Questo è straordinario, questo versetto. Potremmo dire tante cose. Dice, non camminiamo con astuzia, né falsificando la parola di Dio. Di solito uno falsifica ovviamente qualcosa di prezioso. La parola di Dio è la cosa più preziosa che possiamo avere in questo mondo. E quando è che viene falsificata? È quasi simile, c'è sulle labbra, ma in realtà ha una motivazione diversa. La parola di Dio viene falsificata quando viene usata con buoni principi, ma con motivazioni sbagliate. Con buoni principi, ma con motivazioni sbagliate. Così che è quasi, è vera. Sta dicendo buoni principi, ma c'è qualcosa dietro. Le persone non sono, la persona non è se stessa. Infatti, il secondo punto che vediamo, la prima è che è la chiamata per misericordia. La seconda cosa è che dobbiamo essere noi stessi, sinceri, trasparenti, senza falsificare, senza cercare di essere qualcun altro. E infatti dobbiamo scrivere il proprio nome sulla verga, sulla chiamata che Dio ci ha dato. Non possiamo adempiere la chiamata di Dio con un nome di qualcun altro o addirittura una chiamata di qualcun altro. Possiamo ingannare gli uomini, ma Dio non lo possiamo ingannare. Dio è più grande del nostro cuore, Dio vede le motivazioni, Dio conosce ogni cosa e quindi dobbiamo essere sinceri davanti a Lui e dobbiamo essere noi stessi. La chiamata di Dio è adempiuta quando ognuno di noi è se stesso, senza falsificare, senza cercare di essere qualcun altro. E questo è un punto molto molto importante. Quindi mi ricordo io all'inizio della chiamata, di quando il Signore mi ha chiamato, io mi chiedevo a chi sono simile, mi chiedevo: sono simile a quel predicatore, sono simile a quell'altro evangelista, sono così che andai in confusione e ebbi bisogno dello Spirito Santo per dire: ehi, io ti ho creato e c'è una chiamata specifica e tu sei unico come ogni mio figlio è unico, quindi puoi essere ispirato, puoi imitare alcune cose, ma sappi che c'è un vestito fatto su misura per te che io ho scelto prima ancora che tu nascessi. E quindi dobbiamo essere noi stessi per esprimere questa chiamata. La terza cosa che vediamo è scritto versetto 3 e 4, e dice una cosa molto importante, versetto 3, che si aggancia con quello che il fratello stava dicendo prima. Dice: se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Quindi la terza cosa che vediamo nella consapevolezza della nostra chiamata è che dobbiamo pregare per una rivelazione maggiore del Vangelo. Non dice che le persone non vengono salvate per colpa loro. Dice che le persone, se non ricevono il Vangelo, è perché a noi non ci è rivelato. Quindi è un po' diverso. Non, a loro non è rivelato perché a noi non è rivelato. Quindi noi dobbiamo pregare, anziché per la salvezza del mondo, Gesù disse: io prego per voi, non per il mondo, per i discepoli. Quindi noi dovremmo pregare: Signore, rivelami il tuo Evangelo affinché io stesso possa essere una rivelazione per coloro che sono intorno a me. Una moglie che prega perché per la conversione di suo marito, ma lei non cambia, suo marito non sarà salvato. Lei deve pregare per una rivelazione di un cambiamento, che l'Evangelo sia
la sua vita, una lettera scritta affinché suo marito possa essere irradiato dall'unico Vangelo che forse leggerà, che sarà la sua vita. Quindi noi, nella nostra chiamata, dobbiamo sempre metterci in discussione e pregare affinché l'Evangelo ci sia rivelato. Quando l'Evangelo viene rivelato a noi, sarà rivelato anche a coloro che sono intorno a noi. Questo è molto molto importante, non ci fa accusare le persone, ma ci fa amare e ci fa mettere a noi in discussione. E la quarta cosa che vediamo nella vita di Paolo è una delle cose che più mi piace, ed è scritto in 2 Corinzi 4:5, continuando a leggere, dice: noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Gesù Cristo, quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù. La quarta cosa che vediamo nella consapevolezza di Paolo è che non si tratta di noi. La chiamata di Dio principalmente non si tratta di me, non si tratta di noi, ma si tratta di Gesù. E questo è straordinario, mi dà sollievo, leggerezza. E pone Gesù al centro del nostro cuore, al centro dell'esistenza, al centro dell'umanità, al centro di tutto, perché il Padre ha posto Gesù, uomo, al centro di ogni cosa, così che è diventato Signore alla sua risurrezione. E quindi questo ci fa comprendere che nel principio è Dio. La chiamata non si tratta di noi, la chiamata si tratta in primis di Gesù, del suo operato, nel principio Dio, nel principio non io. Siamo in un mondo che vende continuamente e mette continuamente noi al centro di ogni cosa, i nostri desideri, la nostra chiamata, quello che vogliamo, i nostri sogni, realizza il tuo sogno, il tuo obiettivo. Poi arriva Gesù e dice: se tu vuoi guadagnare la tua vita, la devi perdere. Non si tratta di te. Se tu ti sposti dal centro, vivrai in abbondanza, perché i problemi in questo mondo vengono proprio quando l'uomo è al centro del giardino, quando l'uomo vuole farsi Dio. E quindi pensiamo che tutto si tratta di noi, ma in realtà dovremmo sempre ricordarci che non si tratta di noi. Quando ci fanno dei complimenti se stiamo servendo Dio, dovremmo ricordare continuamente alle nostre vite: non si tratta di me. Se ci criticano, se ci perseguitano perché stiamo seguendo Dio, dovremmo dire: non si tratta di me, si tratta di Gesù. Infatti poi Gesù l'ha detto: chiunque vi darà un bicchiere d'acqua, è come se lo stesse facendo a me. Chiunque farà un servizio a voi, è come se lo stesse facendo a me. Quindi è così anche quando noi facciamo qualcosa. E addirittura una scrittura dice che quando serviamo siamo sempre, potremmo dire se, che il nostro servizio, cioè non dovremmo mai vantarci del nostro servizio. E siamo onorati di servire Dio, però che bello sapere che la chiamata che Dio ci ha dato non si tratta di noi, ma si tratta di Gesù. Noi predichiamo Cristo. La quinta cosa che vediamo, magari non lo leggiamo per tempo, perché ho alcuni minuti ancora, ma vediamo che dal versetto 8 al versetto 12 di 2 Corinzi 4 dice che chi serve pagherà un prezzo maggiore. Dice: noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, atterrati ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, affinché anche la vita di Gesù sia manifesta nella vostra carne mortale. E questo ci fa comprendere che quando noi serviamo Dio, preghiamo un prezzo, paghiamo un prezzo maggiore. Ogni volta che io ho chiesto al Signore di fare qualcosa per Lui, Lui sempre mi ha chiesto: io lo voglio fare, ma tu sei pronto a pagare il prezzo? Perché ogni servizio che noi facciamo e svolgiamo per il Signore porterà con sé un prezzo da pagare. Un sacrificio d'amore. È bello avere una famiglia, ma ogni volta che arrivano figli c'è un sacrificio d'amore da fare. E più noi serviamo Dio, più ci sarà
un prezzo da pagare. E la sesta cosa che Paolo ci dice è che dobbiamo avere uno spirito di fede per adempiere la chiamata di Dio. E spesso avvengono scoraggiamenti nella nostra vita, momenti bui, ma dice: siccome noi abbiamo creduto, perciò dobbiamo continuare a predicare il Vangelo, dobbiamo continuare a parlare, dobbiamo continuare a credere, non dobbiamo scendere dallo scalino della fede. Forse ci sono alcune relazioni che ci scoraggiano, o luoghi o cose, ma dobbiamo subito intercettare, capire e continuare a camminare in fede, perché la chiamata di Dio, di ognuno di fede, si adempie con fede. La penultima cosa che vediamo nella vita di Paolo è che Paolo aveva una prospettiva eterna. E questo ci serve per adempiere la chiamata di Dio nella nostra vita, avere una prospettiva eterna, perché i discepoli morivano per Gesù, sapendo noi che non abbiamo resistito ancora fino al sangue, ma i discepoli davano la loro vita per Gesù perché avevano una prospettiva eterna. Dice così: sapendo che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi, Paolo lo dice, e ci farà comparire con voi alla sua presenza. E il versetto 18 di 2 Corinzi 4 dice: mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Io non saprei proprio come servire il Signore se non avessi uno sguardo eterno, se non sapessi nel mio cuore che c'è un'eternità, che saremo sempre con il Signore Gesù, risusciteremo, che Lui è andato a prepararci un posto. Ho avuto alcune esperienze in questo, ne sono certo come vi sto parlando, come la mia vita stessa, che dobbiamo vivere per le cose di lassù che sono eterne. E dobbiamo suonare, qualcuno disse, suonare alcune corde in questo mondo eterne, che suonano lì nell'eternità, e dobbiamo avere una prospettiva eterna, perché se abbiamo una prospettiva solo per le cose di questo mondo siamo miserabili, ma noi abbiamo una prospettiva eterna. Ricordatevi che Salomone perse la prospettiva eterna e si allontanò da Dio negli ultimi anni della sua vita, perciò è buono continuamente alzare gli occhi sapendo che abbiamo una prospettiva eterna. E infine, Paolo sa della sua chiamata. E l'ultima cosa che voglio dirvi è che Paolo sa che della sua chiamata renderà conto, e noi renderemo conto a Dio della nostra chiamata. Secondo Corinzi 5, da 9 a 10, dice: per questo ci sforziamo di essergli graditi. A chi vogliamo gradire? A chi vogliamo essere? A chi vogliamo temere, a chi vogliamo piacere, dice: per questo io mi sforzo di essergli gradito, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene che in male. Quindi noi dobbiamo sapere, Chiesa amata, tutti quelli che mi stanno ascoltando, che noi renderemo conto a Dio della nostra chiamata e di quello che Lui ci ha affidato, di quello che Lui ci ha dato da compiere. E non si tratta di uomini, non si tratta di quello che noi vogliamo, non si tratta dei nostri desideri, ma si tratta di ubbidienza a Lui, e a Lui non possiamo mentire. E renderemo conto in bene e in male, dice la scrittura. E vorrei concludere con un'immagine. Abbiamo iniziato con il fiore, vorrei concludere con il fiore, una storia di un fiore che era bellissimo. E un uomo passò e fece un complimento a questo fiore, disse: fiore, sei bellissimo. E il fiore arrossisce perché non si rendeva conto della sua bellezza. E disse quest'uomo: quanto sarà grande il tuo Dio? È bello che ti ha creato così bello. Poi quest'uomo andò più avanti, c'è un altro fiore, bellissimo anche lui. E l'uomo lo guardò e il fiore disse: guarda come sono bello, perciò glorifica il mio Dio perché sono così bello. E la storia dice che l'uomo se ne va disgustato.
E io credo che questo ha a che fare con la nostra vita e a volte anche con la religiosità. Mi piace dell'immagine di Mosè che dice la scrittura che contemplava Dio e il suo volto risplendeva, ma lui non era consapevole di questo splendore. E credo che la nostra vita dovrebbe essere un po' così. Noi fioriremo quando contempleremo il Signore. Saremo meno consapevoli del nostro essere, più consapevoli di Lui, così come dice la Scrittura, che quando noi contempliamo a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati di gloria in gloria. Quindi, mentre noi osserviamo Gesù, la sua bellezza, che Lui è il più bel giglio della valle, Lui è il centro di ogni cosa, Lui irradierà la nostra vita. E noi fioriremo, ma neanche ci renderemo conto, ma saranno le persone che vedranno una luce. Noi non faremo come Mosè, dice la scrittura, ma Mosè stesso non si rendeva conto della luce che era su di lui. È così che mentre noi guardiamo, ci innamoriamo di Gesù, il volto risplenderà e questo parlerà alle persone. Questa sarà la nostra chiamata, farlo conoscere con amore. Mentre noi lo stiamo adorando con tutti noi stessi, siamo trasformati della sua gloria e riflettiamo l'immagine del Figlio di Dio. Io vorrei benedire tutti quelli che ci hanno seguito, che sono con noi, e spero che lo Spirito Santo vi abbia benedetto con la sua parola e prego che lo Spirito Santo possa usarsi di ognuno affinché ognuno possa vedere Gesù nella tua vita, nella tua casa, con i tuoi figli, che tu possa essere una luce che risplende e il Vangelo che tanti leggeranno nel vedere te. Ti benedico nel nome di Gesù. Amen. Grazie, grazie, grazie Umberto, Dio ti benedica e alla prossima, Dio piacendo. Pace e saluta la tua famiglia e la tua chiesa. Pace a te. Grazie, Pastore. Pace a voi. Pace. Ed ora abbiamo il nostro caro fratello Biagio, Biagino. Alleluia. Pace, Pace a te, pastore, stai bene? mi sentite, fratello? Ti sentiamo, sì. Ah, alleluia. Ed ora ti seguiamo anche, dacci quello che il Signore ha Amen, messo va nel tuo bene. cuore, va bene? Allora farò due momenti con l'insegnamento questa sera. Uno, come hai chiesto tu, un pochettino su come costruire, e dopo un altro sulla parola di Dio. Va bene? Quello che ho imparato a scuola e quello che ho imparato sul lavoro proprio con le mani mie. Amen? Va Perché bene. siamo persone che abbiamo fatto la cavetta, ci intendiamo molto bene, appunto perché abbiamo sofferto un pochettino quando eravamo ragazzi e la sofferenza insegna appunto e ci fa salire dei gradini come la scala che vide Giacobbe nel capitolo 28 della Genesi, la scala che dalla terra arrivava al cielo, gli angeli del Signore che salivano e scendevano, alleluia. Ed è meraviglioso quando lui disse com'è tremendo questo luogo, amen. Questa è la casa di Dio, amen. È così in due momenti. Padre Santo, voglio pregarti perché tu mi possa aiutare in questo momento. Padre Santo, prego non per i miei meriti né per la mia giustizia, ma mi fondo sulla tua grande misericordia, sulla tua grande bontà e sul potente e l'onnipotente sacrificio di Gesù Cristo che ha fatto, che si è sacrificato per me. E poi perché ci ha dato il mandato di predicare il Vangelo nel mondo. Alleluia. Egli prima ci ha invitati, poi ci ha informati, ci ha formati e poi ha detto andate, amen. E noi siamo qua, Signore. Abbiamo bisogno di te, perché senza di te noi non possiamo fare assolutamente niente. Padre Santo, ti ringraziamo nel nome di Gesù di Nazareth e preghiamo il dolce Spirito Santo che ci consiglia e ci dona la sapienza nel segreto del cuore e la lucidità della mente. E noi diciamo amen, amen e amen. Così il primo round, alleluia, farò.
come ho detto alla regia, il tema: due debolezze e una sola forza. Amen. Che cosa significa? Tutte le arcate, amen, tutte le arcate che formano la cupola, sono tutte quante deboli, perché hanno bisogno dell'armatura, della centina sotto, perché si possono montare le pietre, amen, una sopra l'altra. E la cosa più bella, quella che mi ha affascinato con tutte le costruzioni che ho fatto e che ho visto, quella che mi ha affascinato di più è stata la sinagoga a fianco al muro del pianto. Una stupenda costruzione, alleluia, è enorme, come se fosse una galleria. E perché? Le pietre erano un 75 centimetri di spessore e 1,50 m di lunghezza, e stavano perfettamente uniti e facevano appunto il semicerchio. E ho detto: Dio mio, che sapienza, che forza! E quando ci hanno messo questi per fare questa costruzione, e senza i mezzi che avevano allora, amen, è veramente Dio che ci dona la sapienza appunto per fare questo. Allora abbiamo detto le due debolezze e una sola forza. Anche per esempio quando fanno le cupole, per costruire una cupola non sono soltanto due debolezze, non sono soltanto due arcate che dal punto di una casa arrivano nell'altro angolo est, angolo ovest, poi angolo sud e angolo nord. Invece quando si costruisce una cupola, allora c'è bisogno di un cerchio molto forte, amen, che regge appunto le spinte che danno gli archi, amen. E non ce ne stanno soltanto quattro, ce ne stanno credo 8, 9, 10, 12, amen. E poi ci sta questo cerchio che regge forte. Comunque questa esperienza io l'ho fatto veramente praticamente quando ho costruito quattro vasche con quattro cupole sopra, alle quattro vasche 14 metri di diametro, 9,50 m di altezza, e la cupola sopra che saliva ancora altri 3 metri, perché per l'acquedotto a Mondragone, sotto proprio dove sta il castello che voi vedete quando venite a Mondragone, c'è il castello del dragone, si chiama, amen, perciò si chiama Mondragone, amen. E allora ci stava, abbiamo fatto proprio un'armatura grande, alleluia, e con moltissimi ferri, soprattutto che reggevano il cerchio dove si poggiava la cupola. Amen? Ed è veramente meraviglioso, alleluia. Questo nel 1974, alleluia. L'arco è una struttura architettonica composta da un insieme di elementi di pietra sagomata, quello situato all'incrocio dei due archi, alleluia, nella parte più elevata degli archi, è detto di chiave. Il piano orizzontale da cui si comincia a costruire l'arco, allora prende il nome di piano di posa, di imposta. Alleluia. Mentre le linee curve che in basso e in alto delimitano l'arco sono dette rispettivamente intradosso, dal latino intra, cioè all'interno, e dossum, dorso, letteralmente all'interno di una prominenza. Alleluia. Ed estradosso, dal latino extra, all'esterno, e dossum, alleluia. La distanza verticale fra il piano d'imposta e il punto più elevato della linea di intradosso, alleluia, mentre lucia o corta, alleluia, è la distanza fra i sostegni piedritti, e dal punto di vista geometrico, dunque, nell'arco è a tutto sesto, cioè semicircolare.
Allora, cocci di pietra si dispongono uno all'altro, alleluia, all'altro a sacco, cioè senza impiego di malta né di alcun legame. La sinagoga di Gerusalemme, come ho spiegato, appunto, mi ha affascinato a fianco al muro del pianto. Abbiamo detto che senza malta, tutto a secco, mi ha fatto veramente, mi ha stupito quella costruzione. Allora, in modo che i giunti vengono, alleluia, indirizzati verso un unico centro dell'arco e a tutto sesto, e l'incrocio dei due archi, come abbiamo detto inizialmente, alleluia, a tal fine, al centro occorre dare ai conci di pietra la forma di un cuneo nella parola di Dio. Si paragona, alleluia, per analogia Cristo che deve dare la forza, cioè una sola forza a tutte le due debolezze, oppure a tutte le altre debolezze. Questo cuneo lo facciamo vedere un'altra volta, così piccolino, in Toscana si chiama testa di toro. Alleluia, testa di toro. Gloria al nome del Signore. E dove pensate che questa pietra, questo cuneo, dà la forza a tutti gli archi? Amen. E poi ci vanno le centine di legname perché bisogna fare prima l'armatura, poi si montano le pietre, si fa tutto il lavoro e dopodiché per dare la forza, la potenza, alleluia, all'insieme delle. All'insieme delle centine e gli altri elementi di legno, alleluia, che tengono all'altezza, l'altezza voluta, si montano queste centine, e dopo si costruisce con le arcate, si fa la pietra. Una volta sistemato il concio di chiave, alleluia, la chiave di volta si dice, Alleluia, la centina che è una struttura riutilizzabile, alleluia, viene smontata, operazione questa già prontamente si definisce disarmo. Il disarmo viene fatto con molta cautela, seguendo i modi e i tempi giusti, soprattutto lentamente, lentamente, lasciando che l'arco si assesti nella sua conformazione statica definitiva. Amen. La Sacra Bibbia, la miniera della sapienza, mi ha insegnato non soltanto la pratica, alleluia, ma anche la teoria, alleluia. Ed è meraviglioso che Gesù, alleluia, quando predicava ai costruttori, parlava delle costruzioni, alle donne parlava come si rassettava la casa e come si impastava il pane, alleluia. Poi ai contadini, quando vedevi i contadini, come si seminava, come si raccoglieva. Che grande Dio abbiamo avuto come predicatore e come insegnante, alleluia. Ed è veramente meraviglioso quello che Dio ci aiuta ogni giorno nella quotidianità, ci aiuta a fare le cose al lavoro, allo studio, alleluia, a relazionarci con le persone, con i vicini di casa, con la signora del piano di sopra, quella del piano di sotto, soprattutto in un palazzo dobbiamo dare buona testimonianza, perché le persone non ascoltano soltanto quello che noi diciamo o quello che noi predichiamo, ma poi ci guardano e ci vedono come noi ci comportiamo. Perciò, alleluia, molte persone con poca scuola, alleluia, e con poca cultura portano le persone a Cristo perché vivono, alleluia, un sorriso meraviglioso, la pienezza di gioia, alleluia, che le persone guardano e dicono: ma da dove ti viene questa gioia, questo sorriso, da dove viene? Attraverso le prove e le difficoltà, allora tu parli del Vangelo. Amen. È così, alleluia. Matteo capitolo 7, dal versetto 24, versetto 28. Poi andiamo
in altri due elementi che ho dato, qua non leggo tutto, soltanto Gesù dice: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. Amen. Alleluia. Sono venuti i venti hanno soffiato, le bufere, alleluia, i fiumi sono inondati, hanno straripato, alleluia, ma la casa è stata ferma, non è crollata, perché era stata edificata bene. Allora il Signore Gesù non è soltanto la roccia di base, abbiamo detto, è anche, alleluia, la pietra angolare che dona la forza alle arcature, alle arcate, agli archi. Amen. Noi come chiesa, come famiglia, alleluia, non possiamo avere la forza se Dio non ci guarda e se Cristo non ci sostiene. Amen. E Cristo ci sostiene con la sua forza e ci rende forti. Alleluia, nel Signore. Non so se mi sono spiegato, però vi voglio dire una cosa molto importante. Non sono perfetto, ma sono sincero nelle mie esposizioni. Qualcuno mi ha chiamato una cosa, predicatore popolare. Amen. Qualcuno mi ha detto, un sacerdote, ma tu sei un predicatore popolare. Ho detto, ma com'è possibile che questo... Però amo la parola di Dio e la studio, la parola di Dio, e la leggo e la studio e la medito da quando avevo 16 anni. Alleluia. E mi fa piacere che quando leggo, la leggo sempre nuova. È come quando tu vai con un secchio a prendere l'acqua nel fiume. Prendi la prima acqua che viene e l'ultima acqua di quella che va. E così è la parola di Dio. È una miniera, alleluia, ricchissima di diamanti. E noi con il piccone della fede, alleluia, lavoriamo, alleluia. E poi quando troviamo una perla preziosa, alleluia, un diamante bellissimo, lucente, allora lo prendiamo e lo conserviamo nel cuore e faremo deposito nel cuore. E poi la bocca parla di quello che abbonda nel cuore. Quando le persone dicono che sono cristiani e dicono le parolacce ancora, allora devono farsi una verifica della loro fede, della loro cristianità. Amen. Perché essere battezzati di Spirito Santo significa dire le parole grandi di Dio. Amen. E le parole grandi di Dio noi le troviamo nella bocca di Gesù. Le impariamo attraverso lo studio del Vangelo. Alleluia. Abbiamo detto che Gesù risponde sempre e qualche volta dice sì alle nostre preghiere, qualche volta dice no e qualche volta dice aspetto un po'. Alleluia. Leggo anche in Romani, alleluia, una cosa molto importante, il fatto della roccia, la pietra angolare. Abbiamo detto che Gesù è la pietra angolare che regge le arcate, alleluia, che regge il solaio della nostra casa, che non ci fa cadere il solaio in testa. Amen. Alleluia. Chiunque crede in essa, a questa pietra, alleluia, non resterà confuso, dice il Signore in Isaia. Alleluia. Questo è un fatto veramente molto meraviglioso. Allora, e poi questa pietra, alleluia, che i costruttori hanno rigettata, è diventata pietra angolare, è venuta in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, sia quelli che sono di Israele, sia quelli che non sono di Israele, a tutti quelli che lo hanno ricevuto, e gli ha dato il diritto, il potere, la possibilità di diventare figlioli di Dio. Alleluia. E poi ci dona la grazia. Pensate, ci dona i modi di gentili, alleluia, ci dona i modi gentili per relazionarci con noi stessi, con la nostra famiglia, con i vicini di casa, con gli amici sul lavoro, con gli studenti della scuola
è così, le persone ci guardano e ci osservano, alleluia, gloria al nome del Signore. Questa è anche una pietra d'inciampo, come dice Romani, capitolo 9, versetto 33, essi essendo disubbidienti inciampano nella parola, e a questo sono stato anche destinati, ma voi siete una stirpa eletta, un sacerdozio regale, questo leggo in Prima Pietro, alleluia, gloria a Gesù, Prima Pietro capitolo 2 dal versetto 4 al versetto 9, guardate, lo inizio da capo, accostandovi a lui, pietra vivente, riprovata dagli uomini, ma davanti a Dio, scelta e preziosa, eletta e preziosa, anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti si legge nella scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Amen. Alleluia. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli, la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Amen. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questi sono stati anche destinati. Ma voi siete una stirpa eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Ecco perché il mezzo della televisione, alleluia, perché ci sta? Per proclamare il Vangelo, la buona notizia, l'amore di Dio, per raggiungere l'estremità della terra, e Dio deve provvedere abbondantemente, alleluia, perché veramente è meraviglioso questo lavoro, è veramente importantissimo, alleluia. Pensate che una sola anima salvata vale più di tutto il mondo intero che perisce, perciò bisogna stare molto attento, fare buona testimonianza, parlare del Vangelo, trasmettere il Vangelo agli altri. E chi lo può fare se non per mezzo della televisione? Questa mattina ci siamo telefonati col fratello Cataldo e mi sono complimentato per l'insegnamento che ha fatto ieri sera, con tanta dolcezza, con tanta sicurezza, che veramente uno lo deve ascoltare. Anche chi non è ancora cristiano, chi ancora non ha dato il cuore a Gesù, alleluia, che si ravvede presto, apri il cuore a Cristo subito, perché il domani è nelle mani del Signore, non sappiamo se è nostro. Ogni giorno potrebbe essere, alleluia, la vigilia di quando dobbiamo andare col Signore, perciò Dio ci guarda e ci aiuta. Una cosa importante della parola di Dio è quando rispettiamo i genitori, Dio prolunga la vita sulla terra, e quando temiamo il Signore, Dio prolunga la vita sulla terra. È meraviglioso il Signore. Allora Israele nel deserto per 40 anni, alleluia, alleluia, per colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. E il mezzo della televisione, appunto, vi sta chiamando il Signore attraverso la televisione. Pensate un pochettino, che grandezza Dio, anche la tecnica aiuta a predicare il Vangelo. Israele nel deserto per 40 anni mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti, alleluia, la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e questa roccia era Cristo. Amen. E anche Cristo deve essere sempre lui il capo della Chiesa, e tutti quanti noi dobbiamo lavorare spalla a spalla, braccia a braccia, alleluia, a fianco, gomito a gomito, alleluia, e fare un cerchio di amore, alleluia, per pregare e trasmettere il Vangelo alle altre persone, alleluia. Poi leggo Efesini capitolo 2
dal versetto 19 al versetto 22. Mi piace trasmettere la parola di Dio. Alleluia. Più che parole mie, assolutamente. Le mie parole non sono importanti. Quello che è importante è la parola di Cristo. L'Apostolo San Paolo scrive agli Efesini, capitolo 2 dal versetto 19, così dunque non siete più né stranieri né ospiti, alleluia, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, alleluia. Quando noi trasmettiamo agli altri il Vangelo, quando apriamo il nostro cuore a Cristo, quando accettiamo Gesù come nostro Salvatore, come nostro Signore, come nostro Redentore, allora entreremo nella famiglia di Dio, anche se siamo stranieri. Allora siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù la pietra angolare. Allora, mentre che gli apostoli, i profeti, i pastori, i dottori, i maestri sono le arcate, alleluia, e come dice anche Ecclesiaste, pali che tengono unite il greggio, unite il gregge, alleluia, così sono i ministeri, alleluia, sono sempre soltanto arcate, ma senza Cristo ci cade in testa, amen, alleluia, e l'arco non funziona, non è forte, amen. Allora, siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Collegato insieme un cerchio d'amore, alleluia, costruire le arcate sopra, crescere, alleluia, e poi essere rinforzati, alleluia, dalla pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Allora, in Lui voi siete entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito Santo. Ed è meraviglioso veramente. Vogliamo dire, Signore, donaci la forza perché abbiamo veramente bisogno di te. Così, per costruire, la prima cosa faremo quando dobbiamo costruire una casa? Scavare le fondamenta. Amen? Allora, fare lo sterro, sterrare la terra, fare le fondazioni. Amen? Allora, le fondazioni come si fanno? Le fondazioni, amen? Prima si fa un massetto per pulire, perché se si fa in cemento il ferro non si deve arrugginire, amen, perché poi ci stanno, prima una volta si facevano i plindi con le trave di collegamento, si facevano i plindi, oggi si usa più spesso fare le trave a rovescio, di cuore negli angoli dove partono i pilastri, amen, e poi si fanno le travi, i solai, eccetera eccetera. E così un tempo, allora, quando abbiamo fatto lo sterro, che cosa significa? Significa pure che man mano che ascoltiamo la parola di Dio dobbiamo togliere dalla nostra vita i vizi che non sono conformi alla parola di Dio, e poi man mano che noi togliamo il vizio e mettiamo la virtù che ci dà lo Spirito Santo, quando noi ascoltando la parola mettiamo in pratica, alleluia, come ha detto Gesù, costruire la casa sulla roccia, su Cristo, e poi chi ascolta, alleluia, quando vengono, certo che vengono le tempeste, certo che vengono le alluvioni, alleluia, i grandi venti, amen, ma la casa rimane in piedi perché è fondata bene. Allora, buone costruzioni, amen, alleluia, mettere tutti i fondi, il fondamento su Cristo, e poi gli apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori sono delle pietre d'angolo che tengono la casa dentro,
tengono la costruzione della casa, però intorno. Ma il solaio lo regge sempre Gesù Cristo è il Signore, anche se lo facciamo in una maniera diversa oggi con i travetti precompressi. Amen, alleluia, non è problema. Ho fatto il solaio, cioè il balcone più grande che ho fatto, 5 metri e 25, alleluia, di spessore, cioè di cacciata, 5 metri e 25, pensate, un balcone che al professore così piaceva, 5 metri e 25 di altezza. E poi vi dico come abbiamo fatto. A me abbiamo fatto i ferri, le molle che arrivavano dal centro della trave centrale del palazzo, uscivano fuori, amen, e dopodiché poi venivano rimborsate con una trave a rovescio davanti, e dopodiché diciamo erano 2,50 m alla fine dei conti il balcone, e reggeva, era sbalzo 5,25 m, ed è veramente meraviglioso, e il Signore è veramente grande, alleluia, Dio ci aiuta, ci dona la sapienza, ci dona la scienza, alleluia, per fare il lavoro, per fare i lavori. Perciò ogni arte è il suo mestiere. Un dispiacere in Italia che hanno tolto gli apprendisti da mezzo, alleluia, ragazzi che non vanno bene a scuola, che non vogliono studiare, che andassero a lavorare e imparano un mestiere, imparano una professione, è così. E poi i ragazzi si debbono sposare adesso per fare bambini, alleluia. E poi hanno tolto il militare obbligatorio, e anche questo è stato una debolezza italiana, perché i ragazzi imparavano a rispettare i genitori, a rispettare le persone, imparavano a camminare, imparavano a rispettare chi era più, diciamo, più importante di lui, a meno che aveva i gradi superiori. È così. Adesso tutti vogliono tutte le cose. Appena che chiedono una cosa, la vogliono subito, e poi i genitori vanno e stanno male. Perciò impariamo i vecchi valori, non li dobbiamo dimenticare, assolutamente. Ci hanno insegnato i vecchi valori e noi li vogliamo trasmettere alle generazioni future. Ma i valori più belli, che non sono vecchi, sono sempre attuali, sono i consigli del Signore Gesù. Ha detto così: cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, di generazione in generazione, come dice la lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 8, Gesù Cristo è sempre lo stesso, era, è e sarà in eterno, è sempre solo Lui, attraverso la distesa dei secoli, è il Signore. Appoggiamoci su di Lui, e chiunque si appoggia sulla roccia non verrà mai confuso né deluso. Amen. E poi Mori andrà all'altro mondo sempre con il sorriso, alleluia. La mia mamma andò all'altro mondo dicendo alleluia, 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 e andò all'altro mondo. Così anche dei fratelli e così anche delle sorelle. Dal 1960 seguo sempre queste cose, però Dio mi ha sempre aiutato, sempre sostenuto, va bene? Grazie fratello Cataldo, non so se mi sono spiegato bene, però sono stato sincero sempre. Dio ti benedica. Noi dobbiamo proclamare il Vangelo in più larghi spazi che possiamo. Quando predichi il Vangelo nella chiesa, metti un grande altoparlante sopra la chiesa, sopra il balcone, che tutti devono sentire. C'era qui vicino, mi senti? Mi senti? Adesso non è possibile mettere l'altoparlante fuori alla chiesa. Ti vengono e te lo fanno togliere. Ho capito. Però c'era qui l'altoparlante fuori alla, non si può fare, non si può mettere. C'era un paese qui vicino, Sacco si chiama, il pastore aveva messo al centro. Sacco, Sacco era il pastore più avanti, il mio pastore era di Sacco. Al centro del paese aveva messo sopra la chiesa quattro altoparlanti che irradiavano tutto il paese quando faceva il culto. E poi il giorno si e così metteva... anche la chiesa sul corso di Trieste a Caserta, il fratello ha messo l'altoparlante e ce lo fecero togliere. Amen.
Va gloria bene. A Gesù. E dobbiamo usare la televisione allora, è così. Alla televisione, perciò Dio ti provvederà, fratello, alleluia. Va bene. Speriamo che tocca i cuori delle persone, siano generose quelle che posseggono, perché sono gradite le offerte, alleluia, e sì. La cosa bella che anche stanno, a letto, allettate, quando fanno un aiuto, partecipano all'evangelizzazione mondiale, ma non so se riesco bene a spiegarmi. E invece di andare in Africa di qua e di là, che tu non puoi andare, tu sei diventato anziano, con un'offerta, mandi, alleluia, che allora, e quando il Signore manda, raccomanda, e noi ci aiuta attraverso di noi a donare. Amen. Alleluia. Fino a qui il Signore ci ha aiutato, a Dio sia la gloria e grazie a Amen. Quanti, grazie a quanti il Signore ci aiutano e ci aiutiamo insieme a portare avanti l'opera Amen. Di Dio. Dio ti benedica e grazie, pace. Grazie, fratello. Allora, adesso abbiamo il fratello Mazzarà, credo che sia già pronto. Pace, mi senti? Pace, sì, ti sento. Pace, Dio ti benedica. Grazie al Signore. Va bene, allora, pastore, ti seguiamo. Lasciati guidare grazie. Dallo Spirito Santo, va bene? Grazie. Desidero parlare stasera di una cosa molto importante nella vita del cristiano e anche nella vita di tutta l'umanità. Credo che la paura è diventata la malattia del secolo. E più del cancro, più quante persone depresse, quante persone che hanno paura, paura dei giganti. E i giganti chiaramente ci sono, stiamo vivendo le guerre, non più una, ma ci sono tante guerre, epidemie, malattie. E noi sappiamo che tutte queste cose sono cose che devono accadere. La Bibbia ce lo dice in un modo chiaro, che sono cose che devono accadere. Però il Signore ci ha promesso anche una cosa, che l'amore perfetto, il suo amore, le sue promesse, la sua persona, questa relazione importante col Signore è quella che cancella, manda via completamente la paura. L'amore perfetto caccia via la paura. Vi voglio parlare un pochettino dell'Antico Patto, poi entriamo nel Nuovo Patto. In Numeri capitolo 13, versetto 1, l'Eterno parlò a Mosè, no? Perché il popolo di Israele esce dall'Egitto, incomincia a camminare, va lì nel monte Sinai e poi si incamminano per andare nella terra promessa. L'Eterno parlò a Mosè dicendo: manda degli uomini ad esplorare il paese che io do ai figli di Israele. Ne manderai uno per ogni tribù dei loro padri, siano tutti dei loro principi, addirittura dovevano essere non dei persone semplici, ma i principi. Così Mosè li mandò dal deserto di Paran, secondo l'ordine dell'Eterno. Tutti questi erano capi dei figli di Israele. Abbiamo visto che in 6 mesi, uscendo dall'Egitto, arrivano già alla promessa di Dio. Dio comanda di mandare questi 12 uomini ad esplorare, degli esploratori, qualcuno magari li chiama spie, ma sono degli esploratori, vanno a vedere in realtà cosa devono conquistare, perché chiaramente voi sapete che il Signore non ci lascia nell'ignoranza, il Signore ci fa capire i problemi, le difficoltà, le situazioni che dobbiamo attraversare nella vita, ma Dio ci vuole fare non più persone naturali, ma persone soprannaturali. Nel capitolo sempre 13, versetto 30, voi sapete che quando ritornarono questi 12 spie, scoraggiarono il popolo, almeno 10 scoraggiarono il popolo dicendo che c'erano i giganti, queste città fortificate. Era vero che c'erano
Era un territorio meraviglioso dove scorreva il latte e il miele, dove c'era grande abbondanza di benedizione, ma dovevano conquistarlo tutto questo, no? E vediamo che entra in funzione, entra subito Caleb, Giosuè e Caleb. Sono stati quei due uomini che hanno visto le stesse cose, ma hanno parlato in un modo diverso. Nel versetto 30, 13-30, dice Caleb, allora calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse, saliamo subito, conquistiamo il paese, perché possiamo certamente farlo. Vedete, è importante che noi conosciamo le promesse di Dio. Dio l'aveva promesso ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe. Dio l'ha promesso a Giuseppe. Erano promesse che Dio aveva fatto e Dio aveva detto che sarebbe stato lui a combattere, lui a distruggere le opere del nemico. Ma gli uomini nel versetto 31 che erano andati con lui dissero non possiamo salire contro questo popolo perché è più forte di noi. E inoltre abbiamo visto i giganti discendenti di Anak provengono dai giganti di fronte ai quali ci sembrava di essere delle cavallette, così dovevamo sembrare a loro. Ora, questo tratto della parola di Dio, no? A cosa ci serve come insegnamento? Tutti noi, grazie a Dio nel nuovo patto, abbiamo ricevuto le promesse del Signore. Dio ci ha detto che ci deve trasformare, che ci deve cambiare. Tutti noi abbiamo un territorio dentro di noi da conquistare per Dio, no? Da adamitici, da peccatori, dobbiamo diventare figli di Dio. Dobbiamo assomigliare a Gesù. Dio ci ha fatto questa promessa. Ma c'è un nemico che è come i 10 che scoraggiavano. C'è un nemico che ti scoraggia. Ma chi può cambiare il tuo carattere? Chi può cambiare la tua personalità? Ma chi può cambiare le schiavitù e i legami che tu hai? Non ce la puoi fare mai, sono dei giganti. O persone che sono malate, ma tu che sei malato, cosa vuoi fare? Egli è l'Eterno che ti guarisce e che ti libera. Abbiamo da conquistare il territorio anche del ruolo che Dio ci ha dato, perché Dio non vuole soltanto che conquistiamo il territorio, che diventiamo simili a Gesù e che rimaniamo fermi. Dio vuole che abbiamo un ruolo importante nel corpo di Cristo, non come persone naturali, ma come persone soprannaturali. E oltre il ruolo, abbiamo da conquistare anche un territorio dove scorre il latte e miele, dove c'è la benedizione di Dio, il regno di Dio. È dentro di noi, ma anche attorno a noi, il regno di Dio è nella tua famiglia, nel tuo lavoro, nella chiesa dove tu appartieni o nella chiesa che stai curando, dove Dio regna, dove Lui è il Signore. Ma c'è un nemico, c'è un avversario. Vi ricordate Pietro camminò sulle acque? Signore, comandami di venire con te sulle acque. Ma poi incominciò a guardare il vento, incominciò a guardare i momenti difficili e si scoraggiò. E anche questi uomini, questi 10 uomini, hanno guardato le difficoltà, i problemi e si sono, il nemico, il diavolo, li ha scoraggiati perché esisteva, esiste, esisterà finché il Signore lo chiuderà e non ci sarà più per grazia di Dio. E allora è importante che noi possiamo capire questo. Caleb e Giosuè videro le stesse cose che videro i 10. Ma che cosa era la differenza? Era il cuore, era il sentimento. Caleb e Giosuè erano innamorati di Dio, avevano quella relazione, quella comunione con Dio. E accade una cosa molto brutta, Dio si arrabbia, Dio li condanna e li condanna 40 anni nel deserto.
giravano attorno. Vedete, questo vale oggi anche per la Chiesa. C'è una Chiesa che è la generazione di Mosè, che sta girando attorno nel deserto senza avere la potenza di Dio. Come diceva Paolo, il mio Vangelo non è un Evangelo di chiacchiere, di parole, perché loro facevano soltanto chiacchiere, si erano un lamento continuo. Invece Caleb e Giosuè seguivano fedelmente Mosè, stavano attaccati con Mosè. E allora è importante questo, perché alcuni cristiani dicono, no? Ma c'è la presenza di Dio. I 40 anni nel deserto, la nuvola e la fiamma di fuoco non mancava, c'era la presenza di Dio. Dio mandava la manna, ma non era, quello era la misericordia di Dio. Non producevano, non facevano niente, giravano attorno. Quanti cristiani che stanno girando attorno senza conquistare le promesse di Dio per la paura? No, non ci vado più in chiesa, no, non ci vado, mi sto a casa, perché se no litigo con quello, litigo, ah, quello ce l'ha con me, questo. Andare in chiesa sviluppa i doni, i talenti, sviluppa la vita spirituale. Tu non puoi sviluppare la vita spirituale se non vivi nell'assemblea, se non vivi insieme, se non vivi insieme nel corpo di Cristo, perché nel corpo di Cristo si sviluppano i frutti e si sviluppano anche i doni, e tu manifesti la potenza di Dio con l'amore, con la misericordia e con la grazia. Non ti fare prendere in giro dal diavolo, perché guardate, c'è l'esempio dei talenti. Quando Dio diede dei talenti, colui che sotterrò il talento è stato gettato all'inferno. E allora noi non vogliamo essere degli uomini e delle donne che sotterriamo. Il Signore ci ha dato addirittura le chiavi del regno, Dio ci ha dato la benedizione del Signore. E guardate che grande miracolo il Signore fa. Erano eredi, ma non hanno ricevuto l'eredità. In Cristo Gesù abbiamo ogni cosa pienamente, abbiamo la salvezza, la casa sulla sabbia, noi abbiamo la nostra casa sulla roccia, ma vogliamo vivere un Vangelo soprannaturale. Il nostro Vangelo, come diceva Paolo, non è un Vangelo di chiacchiere. Gesù non mostrava soltanto parole, ma dove arrivava distruggeva le opere del diavolo. E qua c'è un grande miracolo. E qua nel libro di Giosuè, al capitolo 14, vi porto un altro esempio del Nuovo Testamento, magari nel frattempo. Giosuè 14:6. Abbiamo due città nel Nuovo Testamento, Nazaret e Capernaum. Qual era la città che Gesù doveva vivere? La base di Gesù doveva essere Nazaret, non Capernaum. Ma cosa dice la Bibbia? Che non avevano fiducia in Gesù, non credevano in lui. La paura blocca la fede. La paura ha bloccato la fede del popolo di Israele, gli ha fatto perdere le promesse e gli ha fatto perdere tutto questo tempo. Giosuè capitolo 14 versetto 16. Allora i figli di Giuda si presentarono a Giosuè a Gingal. Caleb, figlio di Gerfum, il Chenizzeo, gli disse: tu sai ciò che l'Eterno disse a Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e a te, a Cades Barnea. Io avevo 40 anni, pensate, quest'uomo passa 45 anni, no? In un certo senso implicato nella disubbidienza degli altri. Ma Dio è un Dio meraviglioso, stupendo. Quando Mosè, servo dell'Eterno, mi mandò a Cades Barnea ad esplorare il paese, io gli feci un resoconto come l'avevo in cuore. Videro la stessa cosa, ma fecero un resoconto diverso. Allora vedete quanto è importante
Nel versetto 8 dice: mentre i miei fratelli che erano saliti con me scoraggiarono il popolo, io seguii pienamente l'Eterno, il mio Dio. L'influenza è una grande potenza. Nel versetto 9 dice ancora: in quel giorno Mosè fece questo giuramento: la terra che il tuo piede ha calcato sarà la tua eredità e dei tuoi figli per sempre, perché hai pienamente seguito l'Eterno, il tuo Dio. Ed è quello che Dio vuole fare nella tua vita e che vuole fare anche nella mia vita. Giosuè rimase fermo insieme con Caleb 45 anni. Ma vediamo che Dio è il Dio del soprannaturale. In Giosuè 14, versetto 11, dice: ma oggi, pensate, a 85 anni, Pastore Pedrone, incoraggiamoci, io ne ho 76, perciò ancora ha voglia di lavorare e stiamo in procinto di costruire la chiesa, perciò ha voglia di lavoro. E come dice qua: ma oggi sono ancora forte come lo ero in giorno in cui mi Mosè mandò. Lo stesso vigore che avevo allora ce l'ho anche adesso, tanto per combattere che per andare e venire. Lui non chiese lo sconto. Pensate, ho 85 anni, dai Giosuè, tu, io so che Dio ti ha chiamato ad essere il capo, a guidare il popolo, però fammi lo sconto, mandami nel territorio più debole, più fragile, che io lo possa conquistare facilmente. Invece no, chiese il monte dove c'erano i giganti. Non ti preoccupare dei giganti. Non ti preoccupare di quello che vediamo attorno, guerre, rumore di guerre. C'è sempre il controllo di Dio. Dio è sovrano. Io ti chiedo sempre: non guardare soltanto questo globo. Guarda l'universo. Il tuo padre e il mio padre è colui che ha creato, che sostiene e mantiene l'universo. Perché il nostro sistema solare funziona perfettamente. Perché tuo padre e mio padre lo regge, lui è il Signore di tutto l'universo. E allora le promesse di Dio sono vere, stupende, meravigliose. E gli disse nel versetto 12: ora dunque dammi questo monte di cui l'Eterno parlò nel giorno che tu udisti. In quel giorno vi erano gli Anakim e città fortificate, ma il Signore è colui che ci libera, il Signore è colui che ci dà forza e vigore. Allora Giosuè benedisse Caleb e gli disse: ok Caleb, vai e conquista questo monte. Che cosa rappresenta il monte? Vi ricordate il monte della trasfigurazione? Il diavolo non vuole che noi saliamo sul monte per vedere le meraviglie di Dio come Pietro, Giacomo e Giovanni. Il diavolo vuole che rimaniamo in pianura, che rimaniamo in una dimensione del naturale, affinché non abbiamo la pienezza dello spirito e non abbiamo l'unzione, quella potenza soprannaturale che distrugge le opere del nemico, le opere del diavolo. È importante che noi possiamo capire e comprendere tutte queste cose, affinché possiamo ricevere le promesse di Dio, conquistarle. Abbiamo bisogno di conquistare. Cosa ha detto il Signore? Che noi dobbiamo essere, non dobbiamo, noi siamo il Tempio di Dio. Ma c'è un nemico che lo vuole inquinare. No, non avere paura. Ci sono, e io ora voglio andare proprio nel Nuovo Testamento per capire l'importanza di ricevere la pienezza dello Spirito. Abbiamo bisogno di nascere di nuovo, abbiamo bisogno di ricevere, no, attraverso il sacrificio di Cristo, la nuova nascita, il battesimo dello Spirito Santo, la pienezza di Dio nella nostra vita. Perché la paura, no, io non potrò essere mai simile a Gesù,
Non è vero. Colui che ha iniziato un'opera buona la porterà a compimento. Ah, io non posso avere l'unzione. Gesù toccava le persone e le persone venivano guariti. Gesù scacciava i demoni. Ma lui ha detto, voi farete opere maggiori addirittura, simili a Gesù. Noi possiamo avere quell'unzione, quella potenza, e se fai una panoramica nel mondo che ci circonda, come dicevo, 7 continenti, ci sono continenti dove c'è un risveglio spirituale, dove lo Spirito Santo guarisce, libera i prigionieri, il soprannaturale si manifesta. Non è lo stesso nostro Dio? Sì, non dipende da Dio, dipende da me. Più lo cerco, più sto alla presenza di Dio. Guardate, l'apostolo Paolo, ma anche Gesù, in Romani 8:15, voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura. Sono stati liberati e poi il nemico li ha convinti, no, tu non ce la farai. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ma avete ricevuto uno spirito, lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Abbiamo ricevuto il seme di Dio. Dice, avete ricevuto lo spirito, sempre in Romani 8:15, lo spirito di adozione, per il quale grida Abba Padre. Nessuno può dirti Dio non esiste, Dio non c'è, perché ce l'hai dentro, ce l'abbiamo dentro di noi. Caccia via la paura. La paura blocca la fede, la paura blocca le promesse di Dio, blocca le benedizioni nella tua vita, nella tua coppia, nella tua famiglia. La paura non è dal Signore. In 2 Timoteo 1:7 dice: Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di disciplina. La disciplina è una cosa importante, la perseveranza nella preghiera. E in 1 Giovanni 4:18 guarda cosa dice: nell'amore, non l'amore sessuale, non l'amore fileo, ma l'amore agapeo, quell'amore soprannaturale, quell'amore speciale, quell'amore meraviglioso. Gli occhiali a volte fanno gli scherzetti. Ok. L'amore, nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione. Chi ha paura non è perfetto nell'amore. E Paolo afferma, o afferma Gesù, ma in tutte queste cose, cioè la problematica della vita, la problematica del mondo di tenebre che ci circonda, che cerca di bloccare e cerca di fermare la nostra vita. Ma in tutte queste cose noi siamo più non vincitori, più che vincitori, ma in virtù di chi? In virtù di Gesù, in virtù dello Spirito Santo, in virtù di questo Padre eterno, questo Padre meraviglioso, questo Padre stupendo, meraviglioso, che grazie a Dio si prende cura di te e di me. Lui vuole stare con noi sempre. E allora lì avevano i giganti, erano uomini, ma non capivano che avevano un combattimento che in realtà non era un combattimento umano. Non capivano le cose spirituali lì nell'antico patto. Ma nel nuovo patto il Signore ha rivelato, grazie a Dio, a noi, che il nostro combattimento non è contro la gente, non è contro le persone. Difatti, il primo, quando noi digiuniamo, preghiamo, noi stiamo lottando nello spirito. Prima si conquistano le cose spirituali e poi riceviamo le benedizioni nella praticità della vita. E allora la relazione con lo Spirito Santo, la relazione con Dio, caccia via la paura. E quando non abbiamo quella paura, incominciamo a capire meglio le cose di Dio, incominciamo ad avere la giusta rivelazione, la giusta prospettiva delle promesse di Dio per la tua persona,
per il corpo di Cristo, per la Chiesa dove tu appartieni e fai parte di un corpo, fai parte di una famiglia, perché la Chiesa è un ovile, sono i vari ovili nei vari posti delle città o nel mondo intero, che rappresenta il corpo di Cristo, Cristo è il capo, e lì cresciamo, sviluppiamo, grazie a Dio, tutte queste cose. In Efesini 6:10 dice: del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Non ogni tanto, ogni giorno nella forza della sua potenza. Continuiamo ancora nel versetto 11: rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Il diavolo ti insidia, ti scoraggia, ti mette paura, ma le promesse di Dio, lui è potente, ma noi abbiamo l'onnipotente. Noi abbiamo colui che ci mette in grado di vincere le tentazioni, di vincere le sue offerte che ci fanno soltanto del male. E nel versetto 12 ce lo spiega, perché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, non è contro le persone, il nostro combattimento è contro Satana e i suoi demoni. Questo è quello che dobbiamo capire, perché sono invisibili e chiaramente si camuffano, si nascondono. È chiaro che si usano di uomini, si usano di persone, ma noi dobbiamo legare l'uomo forte e dobbiamo sciogliere nel nome di Gesù i nostri figli, i nostri cari, e non dobbiamo avere paura delle sue insinuazioni. E grazie a Dio, ma il nostro combattimento, ci spiega, è contro i principati. Anche i demoni hanno una gerarchia, anche i demoni hanno una potenza spirituale. Difatti, cosa dice la parola di Dio nel Vangelo? Dice che quando una persona viene liberata, i demoni, il demone che esce, va attorno cercando dove possa andare, perché hanno bisogno di un luogo, la loro casa sono le persone. E quando non trova, torna di nuovo in quella casa e la vede libera, che non c'è Gesù, che non è ripiena di Dio, cosa fa? Prende, va a cercare 7 demoni peggiori, più potenti di lui, ed entrano in quella persona, e la condizione di quella persona diventa ancora peggiore. E sapete quante persone ci sono indemoniate? Persone che hanno problemi spirituali, persone che hanno le voci, persone che li chiamano schizofrenici, li chiamano pazzi, persone che sono depressi, che sono angosciati. La paura è la malattia del secolo. Il psicologo può capire le circostanze, ma non ha come risolvere il problema di quella persona. Gesù sì! Gesù ha la risposta per ogni problema, per ogni difficoltà. E come abbiamo detto qua, i principati, le potestà, sono sempre altezze, no, di spiriti, dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi che sono i soldati nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio. L'intera armatura di Dio la trovi nella parola e nello Spirito Santo, la spada dello Spirito. La parola è Gesù, il Signore, l'intera armatura di Dio, affinché possiamo resistere nel giorno malvagio, restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque saldi, avendo ai fianchi, ai lombi, la cintura. Chi è la cintura della verità? È Gesù. Cammina con Gesù, muoverti con Gesù, relaziona con Gesù, stai vicino a Gesù e ti accorgi che Gesù ti chiama a vivere la verità. Il diavolo soffre quando noi diciamo la verità, quando viviamo nella verità, quando proclamiamo la verità del Vangelo. Rivestitevi con la corazza della giustizia. Chi è la nostra giustizia? È Gesù, il Signore.
colui che ha versato il suo sangue, colui che ci ha giustificati. Signore, grazie, avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo, la parola di Dio, i piedi pronti a dichiarare le promesse che il Signore ha fatto per la tua vita e la mia vita. Come li puoi combattere? Li puoi combattere come diceva Gesù, sta scritto e altresì sta scritto. Che meraviglia! E ancora, e soprattutto prendendo lo scudo della fede. Da dove viene la fede? La fede è un dono di Dio, la fede viene, è un dono dello Spirito Santo. La fede viene da Dio. Per spiegare, che cosa sono i dardi? I dardi sono i pensieri, le argomentazioni che il nemico cerca di far entrare nella tua mente. Usa lo scudo, la parola di Dio, usa il messaggio dell'Evangelo. Satana, sta scritto che Dio si prende cura della mia vita, che il Signore è dentro di me, io sono diventato il tempio di Dio, il Signore è su di me, il Signore mi accompagna, il Signore mi guida, il Signore mi protegge, il Signore mi fa camminare nel suo progetto e nella sua via, perché io conquisterò le promesse di Dio. Io conquisterò le promesse di Dio dentro di me. Conquisterò le promesse di Dio nella mia coppia e nella mia famiglia. Conquisterò le promesse di Dio nel territorio che Dio mi ha affidato. Tutto quello che la pianta del tuo piede calcherà, io te lo darò. Il Signore non vuole persone pigre, vuole persone che evangelizziamo, che ci muoviamo, ed è stupendo, è meraviglioso il Signore. E ancora dice, prendendo lo scudo della fede potete spegnere i dardi invocati del maligno, prendendo anche l'elmo della salvezza. L'elmo blocca tutte le dicerie, tutte le chiacchiere che il nemico insinua nella nostra mente. Rifiutali nel nome di Gesù e anche nell'immaginazione. Sapete, tante volte arrivano immaginazioni dal diavolo. Signore, usa la nostra immaginazione per rivelarci le meraviglie di Dio. E poi c'è una cosa molto importante. Prendendo anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Fratelli, pastori, io voglio dirvi una cosa molto importante. Non separare la parola dallo Spirito. La parola senza lo Spirito è lettera morta. Non è la parola che mi trasforma. La parola mi informa, ma lo Spirito Santo trasforma e cambia la mia vita. La parola è la mappa che mi guida verso il cielo, mi guida nella verità del Vangelo. Tanti vogliono separare, anche nel mondo religioso, il cuore di Gesù. Gesù, io non voglio soltanto i tuoi doni, io voglio il donatore, io voglio a te Gesù, voglio la parola e lo Spirito, voglio il Padre, io desidero la persona, non solo il parlare, io desidero che lo Spirito Santo sia appieno nella mia vita, perché i miracoli, la potenza di Dio si manifestano attraverso lo Spirito Santo. L'autore della parola chi è? È lo Spirito Santo, lui non è morto. I scrittori sono morti, ma lo Spirito Santo è vivente e potente da guidarti, da rivelarti e togliere ogni paura. Lo Spirito Santo toglie la paura, perché lo Spirito Santo è amore, è l'amore di Gesù Cristo meraviglioso e potente. Stupendo, meraviglioso. E poi dice anche una cosa molto importante. Pregando in ogni tempo. Che cos'è la preghiera? Ogni mattina fai la prova ad alzarti prima, perché vedi, quando inizia la giornata poi ci sono tante cose da fare, da portare avanti. Io l'ho fatto sempre, non oggi che sono pensionato, ma l'ho fatto quando avevo un'attività commerciale, quando lavoravo 6 giorni la settimana, mi alzavo sempre presto la mattina e incominciavo la mia giornata
pregando e lodando il Signore, forti pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo come? Con ogni perseveranza. La perseveranza è una cosa importantissima per conquistare. Cosa dobbiamo conquistare? Dobbiamo conquistare il territorio della nostra vita, diventare simili a Gesù, diventare il tempio di Dio. Paolo diceva: custodisci il buon deposito, perché? E anche nei proverbi: custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso scorgano le sorgenti della vita. Secondo punto, dobbiamo realizzare e vivere il ruolo che Dio ci ha dato, non un'associazione, non una scuola biblica, ma il ruolo che Gesù ha preparato per noi. Ok? Dobbiamo conquistare il territorio che Dio ha preparato affinché quando ci presenteremo davanti a Lui possiamo dire: Padre, tutto è compiuto. E quarto punto, arrivare al traguardo. Che bello che possiamo dire: Padre, tutto è compiuto. Un giorno mentre che pregavo, leggevo, quando Gesù disse: Padre, tutto è compiuto, sento lo Spirito Santo che mi dice: ma sai che anche tu un giorno dovrai presentarti davanti al Padre, davanti a Gesù, e Gesù esaminerà tutto quello che tu hai fatto per vedere se tu hai compiuto ogni cosa. E noi vogliamo arrivare al traguardo conquistando le promesse di Dio. Non vogliamo fermarci per la paura, ma vogliamo andare avanti. E il segreto è lì: relazione con Dio. Stare ogni giorno fortificatevi nel Signore e nella forza della tua potenza. Signore, vogliamo benedirti con tutto il cuore stasera e non ci vogliamo fermare per la paura, perché tutti noi siamo fragili e deboli e tutti noi siamo soggetti alla paura. Ma quando tu metti la mano sul nostro capo, quando il tuo amore entra dentro di noi, caccia via la paura, caccia via ogni dubbio e prendiamo la tua forza, prendiamo la tua grazia affinché possiamo realizzare. Noi siamo la generazione di Gesù, non siamo la generazione di Mosè, e vogliamo vivere il soprannaturale. Vogliamo vivere un Vangelo di potenza, un Vangelo stupendo, un Vangelo meraviglioso. Dio possa benedire la vostra vita. E come dice l'Apostolo Paolo, e dichiariamolo insieme: io posso ogni cosa in Gesù che mi fortifica. E non ha importanza la tua provenienza, non ha importanza come sei, perché quando hai il seme di Gesù, è Gesù che cresce dentro di te, e Lui è il potente che salva. Dio vi benedica, una buona serata, pace del Signore, Dio ti benedica, Pastore Petronio. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta. Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.